giornata 19 addirittura complessivamente per quanto riguarda l'Antesus, 18 per la Medinet, riconquistato il cambio palla dalle emiliane che adesso sono in battuta con Harriet Bersing, non rischia neppure lei l'esercizio al salto, è quella che ha sbagliato di più la Bersing in battuta, 7 errori per la schiacciatrice olandese. Inquadrata Alessandra Pinese, la palleggiatrice di Reggio Calabria, la battuta della Giglioli e poi il pallonetto vincente della Monari per il cambio palla dell'Antesi. C'è intanto un cartellino giallo mostrato da il primo arbitro di questo incontro, il signor Noli, per la Dallabona. Ancora qualche interruzione mentre è pronta alla battuta per l'Antesis, eccola inquadrata Michela Monari, centrale di 24 anni, 1,85 m. Si può riprendere il servizio della Monari, riceve la Mandelova. Pinese per la Pirv, stavolta c'è il gran muro di Irina Kirillova. Una delle poche volte che l'Antesis è riuscita a bloccare, a fermare Cristina Pirv. Intanto arriva l'errore, il primo al servizio della Monari. L'unica in pratica delle giocatrici di Modena che finora non aveva sbagliato in battuta, quindi adesso c'è almeno un errore per tutte le giocatrici schierate finora in campo da Giorgio Barbieri. Cristina Pirv, rumena di 25 anni, una delle migliori schiacciatrici di questo campionato, del nostro campionato, il suo debutto in Italia nel 91 a San Lazzaro, qualche stagione in Serie A2, giocatrice di grandissimo rendimento, adesso anche in A1 con la maglia della Medinet Reggio Calabria. Continua a sbagliare in battuta Modena, intanto c'è un cambio nelle file della Medinet in campo, la Beriola con la maglia numero 7 viene richiamata in panchina da Simonetta Avalle, la Gioli nel set precedente, la Beriola per il giro dietro era stata mandata in campo al posto della Mandelova, stavolta invece a lasciare il campo è stata la Gioli. Il tocco di seconda che abbiamo appena rivisto della Kirillova per il cambio palla dell'Antesis in battuta con la stessa palleggiatrice russa naturalizzata croata Irina Kirillova, ma c'è subito il cambio palla conquistato dalla Medinet, ancora un cambio in campo, la Folle per alzare il muro al posto della palleggiatrice di Alessandra Pinese, quindi adesso a palleggiare andrà la Dallabona, intanto con la sua battuta ha messo in grande difficoltà la ricezione di Modena che è stata costretta a regalare in pratica il contrattacco alla Medinet e c'è il punto conquistato dalla Folle fuori il muro della Bersing. Siamo quindi sul 10-7, davvero una situazione molto difficile per l'Antesis e continua a sbagliare in ricezione con la croato, l'undicesimo punto per la Medinet. C'è un time out chiamato ancora da Giorgio Barbieri, può essere il momento decisivo questo della partita con la Medinet che conduce per 2-7-1 e in questo quarto parziale avanti per 11-7.
rete spicca nello score della Medinet, l'8 più 18 di Cristina Firda, poi il 7 più 16 di Simona Manderova, il 6 più 16 della Leggeri. Per quanto riguarda invece l'Antesis Modena, abbiamo il 6 più 16 della Versing. Intanto c'è un cambio proprio nelle file delle emiliane, fuori la croato, in campo la sono alternate spesso le tre schiacciatrici di Giorgio Barbieri, la Giglioli, la Piccinini e la Croatto, però non è stato trovato un giusto equilibrio con nessuna delle tre. Adesso ha provato con un nuovo cambio il tecnico giallo-blu. Ma intanto la Medinex ha conquistato un altro punto, il 12esimo. Adesso il cambio palla arriva grazie a Henriette Versing. 5 i punti che separano la Medinex dall'Antesis Modena, in battuta con la del Solar, Gabriela Perez della Solar, una naturalizzata di origini peruviane, che va a concludere dalla seconda linea, ma c'è il muro della Medinex, poi la buona difesa della Beriola sulla conclusione della Versing, il pallone si ferma sul nastro, si torna nettamente la schiacciata della Folle. Ottavo punto quindi per l'Antesis, che è ancora in battuta con la Der Solar, vinto 3 scudetti in Italia, 2 con Ravenna, 1 con Matera, 2 coppe dei campioni, sempre una con Ravenna e una con Matera, e ha vinto anche una Coppa Italia, una Coppa Cerro, una Coppa delle Coppe. Conquistato dalla Medinet il cambio palla, in battuta c'è la Manderova, 32 anni, giocatrice della Repubblica Ceca, grande esperienza, 250 presenze con la maglia della sua nazionale. Dopo il cambio palla dell'Antesis in battuta adesso per le emiliane c'è Elisabetta Giglioli, riceve la Beriola e va a mettere il pallone in terra con buona sicurezza Cristina Folle. Per il cambio palla della Medinex torna in campo la Gioli, eccola di nuovo in panchina dopo il giro dietro la Beriola. C'è la Leggeri, l'altra centrale delle biancoverdi, in battuta rischia ma sbaglia il suo errore, il terzo errore per Manuela Leggeri. L'anno scorso giocava ad Altamura, adesso di nuovo insieme a Simonetta a Valle, a Reggio Calabria, insieme alla Valle, con Simonetta a Valle in panchina, la Leggeri aveva conquistato tra l'altro nel 93 la Coppa Cesa. Cristina Pirve stavolta un gran muro della Monari, la ferma. Il cambio palla quindi conquistato dall'Antesis, che però non riesce a fare punti, è sempre ferma a quota 8 a 4 lunghezze dalle padrone di casa. Intanto è tornata in campo la cinese, la palleggiatrice della Medinex, al posto della Folle. La ricezione della Pirv, la palleggia della cinese appunto, ancora per la Pirv che va a conquistare il cambio palla ed è arrivata a 20, 8 punti e 20 cambi palla per la schiacciatrice rumena di Reggio Calabria. Eccola qua inquadrata Cristina Pirv, 1,82 m, riceve la Monari e va a concludere dalla seconda linea la Versing. Per il cambio palla dell'Antesis Francesca Piccinini, 18 anni, appena compiuti, una delle grandi speranze della nostra pallavolo femminile. È stato tra l'altro l'Europeo Juniores l'anno scorso, non è una
grande partita però per lei, tanti errori. In battuta Irina Khimikova per l'Antesi, riceve la Pirv cinese, non si intende con la Leggeri, si è costretta ad appoggiare e poi il male fuori della Versing per il nono punto dell'Antesis che si sta rifacendo sotto. È appena sbloccata la situazione, quindi appena l'Antesis ha conquistato il nono punto, Simonetta Valle ha chiamato subito il time out. Avete sentito la Valle proprio che, parlando con le sue giocatrici, riferendosi all'errore che avevamo appena visto, ha chiesto chi delle due non aveva capito, se la cinese o la Leggeri, e non vanno sprecate queste occasioni, ha detto ancora le sue giocatrici. Simonetta Valle ha perfettamente ragione, perché dall'altra parte della rete non c'è una squadra qualunque, ma la capolista del campionato di serie A1, una squadra come l'Antesis che può schierare delle giocatrici di altissimo livello e di grandissima esperienza. Un nome per tutti, quello di Irina Khimikova, che è ancora alla battuta per l'Antesis, che ha recuperato intanto un altro punto ed è arrivata a quota 10. Il cambio palla però riconquistato dalla Manderova per la Medines, che adesso è in battuta con Miriam Dallabona. Due punti di vantaggio in classifica per l'Antesis Modena su una coppia formata dalla GR Roma e dalla Coppa Pedretti Bergamo, ma chiaramente una partita in meno per le emiliane. Quindi hanno la possibilità le ragazze di Giorgio Barbieri di rimettere le inseguitrici a quattro lunghezze, dipende da questa partita che la Medinex sta conducendo per 2-7-1 e per 12-10. Medinex che in classifica generale ha gli stessi punti della Cernagica di Reggio Emilia, vincendo questa partita potrebbe raggiungere il quarto posto da sola, alle spalle appunto dell'Antesis che comunque resterà al comando, e poi della coppia che adesso occupa, come detto, la seconda posizione, la coppia formata da Roma e da Bergamo. Intanto in campo la Casoli e la Versing continua con la sua serie di cambi palla. 8 più 20 per Henriette Versing, lo stesso score ottenuto da Cristina Pirv. Sono loro le due migliori realizzatrici per l'Antesis e per la Medinex. Reggio Calabria in battuta con Manuela Leggeri. La ricezione della Testolare, il primo tempo ottimo della Monari per il cambio palla dell'Antesis che adesso va in battuta con Henriette Versing. Eccola, schiacciatrice olandese di 1,87 m. Arrivata in Italia nel 91 con la Teodora Ravenna, la quale ha vinto il campionato nel 92, anno anche della Coppa dei Campioni del Mondiale per Club. 250 presenze con la nazionale olandese per la Versing, l'ultimo successo loro agli Europei di Arnhem. Nel 95 è arrivata a quota 13 la Medinex, che può adesso sfruttare un'altra occasione punto. Attenzione alla Pirv, pallone in terra e la Medinex guadagna la prima palla buona per chiudere questo incontro sul punteggio di 3-1. Attenzione, perché a questo punto si guadagnerebbe davvero il titolo di ammazza grandi la Medinex di Reggio Calabria. È fuori
e non si può chiedere troppo alla sorte, avrebbe avuto del clamoroso questo scambio se la Dallabona fosse riuscita a piazzare il pallone in campo. Annullata quindi la prima palla set, l'errore della Dallabona. L'antesist va con la Monari in battuta sulla punteggio di 14-10 per la Medinex. Il muro della Del Solar, undicesimo punto per l'antesis, c'è ancora un time out, il secondo a sua disposizione chiamato da Simonetta Avalle. Ecco la situazione, davvero un match combattutissimo che la Medinex conduce per 2-1. Ha perso il primo set per 11-15, poi ha vinto il secondo e il terzo per 15-7, 15-11. L'antesis ha già annullato una palla match, ma tre punti da recuperare, tre punti indietro la battuta della Monari. Ecco finalmente il suo servizio, ha rischiato molto, e poi la Joly per il cambio palla della Medinex. Due punti, 11 cambi palla, seconda possibilità per chiudere l'incontro per Reggio Calabria. Torna in panchina la casa, di nuovo in campo la Mandelova in battuta, il primo piano è dedicato a lei, a Cristina Firb, che con i suoi 9 punti e 21 cambi palla è in assoluto la migliore realizzatrice di questa partita. Affidata a lei questa seconda palla match, la sbaglia nel peggiore dei modi. Un errore in battuta, il sesto per lei. Francesca Piccinini per l'antesis, che adesso può contrattaccare, lo fa con la Versing dalla seconda linea e sbaglia Henriette Versing. Un errore gravissimo questo, perché regala alla Medinex la terza palla per chiudere il match. Simona Gioli, avete visto, ha passato il pallone, un gesto scaramantico, del resto questo è un cambio importante. La difesa della Pirv, attenzione alla Mandelova, il muro, gran muro della Cirillova, e sono tre adesso le palle match annullate da l'antesis Modena. E c'è intanto un altro cartellino giallo, i fischi del pubblico e tutto è pronto, si può ripartire con la battuta della Cirillova. Ha fatto tre punti nel turno precedente in battuta della croata l'antesis. La difesa della finese che si salva in qualche modo, non riesce a chiudere poi la Pirv, ed è fuori il diagonale della Versing. Quarta palla a disposizione della Medinex per chiudere l'incontro. 13 di errori punto della Medinex, contro i 17 della Medinex. Seguiamo adesso l'attacco di Modena affidato alla Versing. Grande difesa della Joly, dalla seconda linea la Pirv, e del resto non era facile colpire questo pallone. La palla è terminata fuori. Simonetta Valle in panchina, avete visto la sua grinta, si è raccomandata con le sue ragazze di mantenere la calma. Un momento delicato questo dell'incontro, la Leggeri, quinta palla match per la Medinex, e non riesce a far punti Modena. In battuta Simona Mandelova, 7 punti, 19 cambi palla, primo piano per la schiacciatrice cieca, riceve la Giglioli, si rinnova per la Versing, tocca ma non tiene il muro della Leggeri e della Pinese. Elisabetta
porta Giglioli per l'Antesis, che ha già annullato 5 palle match alla Medinet. E l'Antesis finalmente conquista un punto con la Piccinini. La situazione 12 per Tibatte, Modena 14 per chi riceve Reggio Calabria. Il servizio della Giglioli, riceve la Leggeri. Sbaglia anche la Pirva, attenzione perché questa è una fase delicatissima dell'incontro, perché Modena è soltanto a un punto, solo un punto da recuperare per le gialloblu, che sono ancora in abbattuta con la Giglioli. La Leggeri ha riconquistato il cambio palla, c'era stato tra l'altro anche il fallo dell'Antesis. Comunque Reggio Calabria adesso ha a disposizione una nuova occasione per chiudere l'incontro, è la sesta sullo punteggio di 14-13. Sbaglia la Leggeri, quarto errore in battuta per la centrale di Reggio Calabria. Henriette Bersing riceve male la Mandelova, può comunque palleggiare la finese, poi piazza un gran diagonale la Pirv, va avanti a forza di palle match per Reggio Calabria, che però non riesce a trovare lo spunto decisivo. La battuta della finese, riceve la Del Solar e poi il muro della Gioli, e si chiude quindi l'incontro con il successo di Reggio Calabria per 3-1. Rimane alla comando della classifica di serie A1 l'Antesis Modena, che adesso però ha soltanto 2 punti di vantaggio sulla GR Roma e sulla Coppa Pedretti Bergamo. Eccola qua la situazione definitiva: 11-15, 15-7, 15-11 e 15-13, partita combattutissima vinta dalla Medinex Reggio Calabria con il punteggio di 3-1 davanti a più di 3.000 persone. Con queste immagini possiamo chiudere il nostro collegamento da Reggio Calabria. Da Francesco Pancagna, tutti il più cordiale buon proseguimento di giornata.